a voi delle domande. Nicola, tra poco scriveremo gli aggettivi, se ci sono dal raffico, forse sono domenica scorsa l'hai segnato, davvero un buon momento per te, per la squadra. Complimenti, complimenti, solo questo mi viene a dire. No, sì, sto bene fisicamente, sto bene mentalmente, a me Nocera mi sta dando tanto e posso dare tanto. Vivo un momento molto, molto bello, sia io che la squadra, a parte domenica che abbiamo avuto un po' una scossa, dai. Però dai, dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo sentito prima il direttore sportivo della Politana che parlava di un risultato bugiardo, che per voi un pareggio era il risultato più adatto al termine della partita. Sì, 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 opinione mia, se stiamo a parlare di queste cose qua, anche domenica scorsa non meritavamo di perdere. Abbiamo sbagliato 5 gol, loro due occasioni così, però purtroppo le partite si vivono al momento. Abbiamo fatto un'ottima gara, potevamo fare anche altri gol, io compreso, o potevo passare pure la palla a Ciccio, che sinceramente non è da me, se l'avrei visto, cioè l'avrei data volentieri, però... E se parliamo di queste cose qua non la smettiamo più, però noi ci prendiamo questi tre punti fondamentali contro una squadra ostica come... Che palla hanno creato loro? Non lo so. Se parliamo di palle create, allora poteva finire sia a 3 a partita. C'è tutto qua. Spesso li abbiamo definito finto 9. Oggi hai fatto 2 gol davvero 9, soprattutto il secondo, hai attaccato la grande, il primo palo, sì, sì. E hai battuto il portiere, ti trovi sempre meglio. Sì, con Giovanni e Ciccio mi trovo sempre meglio, ci cerchiamo sempre, anche durante gli allenamenti, durante la settimana ci cerchiamo volentieri. E dobbiamo essere sempre fiduciosi, partita dopo partita, pian piano usciranno le nostre qualità. Rispetto all'ultima uscita, in cosa hai visto migliorare la tua squadra e anche te stesso? Mentalmente soprattutto, dopo una sconfitta di Arconano è sempre difficile vincere la prossima con tutte le cose che sono successe così con là, però io ho visto una squadra concentrata e attenta. Vi siete messi alle spalle anche, diciamo, parecchie critiche da parte dei tifosi, dell'immediato vostro danno? Sinceramente io le critiche forse sono fatto così, non penso tanto a queste cose qua, poi essendo... che sono da 4 anni con il mister, sapete com'è lui, no? Non se ne frega niente di nessuno. Loro devono separare lo sport dal tifo, quindi non credo che danno titolo a quel... Il tifoso fa il tifoso, può criticare, se va bene chi ti porta in alto. Mettersi alle spalle, come te nota. Quello sì. Ma sicuramente una mentalità importante. Ma siamo qua non per fare un campionato anomalo, siamo qua per fare cose importanti. No. Nicola, forse quello che oggi devi segnare qualche gol in più è stato anche il tuo giocare sulle linee difensori, forse troppo veloce anche per gli assistenti che ti hanno beccato qualche volta in quel gioco anche quando non c'eri. Sì. Lo so, però siamo in Serie D, purtroppo non ci abbiamo a VAR, ti ferma il gioco, però troppe volte vado in fuorigioco e devo migliorare questa cosa qua. Su questa domanda qua sinceramente sono un po' alla Inzaghi, gioco sempre su, e in Serie D ti alzano sempre, appena vedono ti alzano sempre a bandierina, meno male che sul primo gol non l'ha azzata perché sinceramente non c'era, però tante volte le alzano sempre, però bene dai, sono molto contento per i 2 gol e soprattutto per la vittoria e per il gruppo che stiamo creando. Sì. Comunque Nicola, ci è piaciuto il fatto che tu abbia parlato di Francesco Albino, perché ha fatto una bellissima azione, quella traversa che è stata spettacolare, sì. E diciamo che ha fatto una bellissima prestazione anche lui. Sì, come no. E siamo convinti che siete una squadra veramente bella dentro. Siamo un gruppo fantastico. Bello, bello. Voi forse non ci vivete giorno per giorno, però noi la viviamo così. No, essendo nello spogliatoio, noi siamo a parte grandissimi amici, però stiamo creando un gruppo fantastico. Ci fa piacere. E questo è quello che dobbiamo portare avanti fino alla fine, che solo così si possono vincere i campionati, se no, se uno va da una parte e uno dall'altra. E le critiche le facciamo scivolare addosso? No, le critiche ci possono pure stare, ci devono stare, se no non migliori mai. Però dobbiamo stare sempre tutti uniti. Nicola, ho chiesto anche a Diamo Autore.
mercoledì ad Ercolano, sicuro non è una gara che ha la stessa valenza di quella di campionato, ma immagino che andrete lì con quella cattiveria per prendervi quello. Noi andiamo lì innanzitutto per prenderci questa come si dice, qualificazione, perché dopo la sconfitta in campionato ci abbiamo un po' il dente avvelenato, no? Però sì, è una competizione sempre importante e per mettere sempre minuti nelle gambe, poi sarà il mister a decidere chi farà giocare, però noi anche nell'amichevole lui ci dice di vincere sempre, perché vincere aiuta sempre a vincere, anche nell'amichevole. Se bisogna fare 10 gol, ne facciamo 10, 12-12, però noi andiamo mercoledì per vincere. Col mister tu già sei da un po' di tempo, insomma le statistiche sugli inizi di campionato di Foggia le conosciamo, sono un po' stentate così all'inizio, quanto c'è di simile con quell'esperienza in cui hai campionati con il mister? Beh sì, con il mister devi partire sempre, lui vuole sempre che partiamo a 1000. Però in certe occasioni devi sempre un po' rallentare, poi dipende pure dall'avversario. Nel suo modo di giocare, le squadre avversarie tendono sempre a rinchiudersi dietro, no? E noi dobbiamo sempre aspettare nel momento giusto e fare gol. Se noi abbiamo sempre la frenesia di far gol, andare avanti, poi come Arcolano abbiamo avuto due occasioni, contropiede, quello l'ha preso col ginocchio, non importa. Dobbiamo sempre stare un po' più calmi e poi a palla ti capita sempre. Benvenuto. Va bene, grazie.